tutorial e oggi me l'ha chiesto un mio iscritto, non so, però io lo saluto, si chiama 3DFra, ciao 3DFra, e mi ha chiesto come faccio a fare le copertine. Allora, io ovviamente mi devo ancora allenare perché non le so fare benissimo, però quelle che faccio almeno le ritengo decenti. Spero le riteniate anche voi. Allora, io per fare queste copertine uso passaggi semplici ma lunghi. Allora, prima di tutto si parte o da una foto, se vuoi mettere la tua faccia in una in una copertina, basta andare su camera, farsi una foto. Non guardate il mio viso. E praticamente, dopo avercela fatta, andare su Eraser. Eraser è questa roba che Eraser già dal titolo ti concede di, cioè nel senso, guardate, ti concede di cancellare le varie cose che non ti servono. Io in questo caso uso il automatico, solo che aspettate che così sta meglio, vabbè. Una volta fatto verrà molto bello. Ovviamente facciamo così, donne. Sì, ora io non l'ho finito. Qui a zero, che cosa sono sti qui? Sono praticamente da 0 al 5, sono la variazione di come come devi nascondere i punti scoperti. Il 5 è il massimo, infatti qui a confronto le righe non ci sono più, però a quello dove ci sono di cancellarvi anche la vostra faccia o la vostra mano, oddio, aia. Vabbè, io in questo caso non lo faccio, poi cosa faccio? Se dobbiamo andare a prendere un'immagine di, che ne so, di Clash of Clans, io vado su Google, vado su Google immagini, Google images, apriamo. Non avete visto niente, Google immagini, e cerchiamo tipo Clash of Clans. Ok, qui vedete tutte le robe, tutte le varie copertine, e ne scegliete una, questa oppure quella del mago. Facciamo così, scegliamo che abbiamo fatto. Dopodiché andiamo su vede anche da lì. Puoi mettere un background, che sarebbe uno sfondo, che in questo caso è questo qui, e puoi mettere anche una foto. Io in questo caso vado su immagini, anzi su galleria, perché qui non trovo le mie facce. Facciamo così, tipo. Ok, lasciate perdere se fa un po' schifo. Era la mia primissima. E facciamo che la ingrandiamo così. Aspettate che la rimpicciolisco. Ecco qui. Facciamo così, la salviamo. Salviamo.
E ti verrebbe una roba del genere. Solo che noi, visto che si vede tutta questa riga qui, no, non qui, qui, andiamo praticamente a spostarlo un po' più in qui, a schiacciarlo, ecco. Salviamolo. State attenzione ai vari angoli tagliati perché potrebbe venirvi brutto. E finish. Poi, ora fatto andiamo Thumbnail Maker. Non so. Aspetta, non fare così. Fare così. Ovviamente dovete vedere la grande. Questo è un esempio. Plant. E poi ci mettete la l'hashtag con test. Ora scegliere in cui scriverlo tramite le varie scritture e io di solito uso di più questa. Voilà. Poi colori, io vado sempre di più sul. Like it was built to break off the handle. How we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting things. But I won't leave you. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell. Mamma mia. Scusa, vabbè. No, non voglio. Tempo di visualizzazione, visualizzazioni totali negli ultimi 28 giorni. Siamo arrivati a 90 iscritti, grazie ancora. Ce ne mancano 10, arriviamo ai 100. E io devo ancora preparare lo speciale dei 100 iscritti. Vabbè, allora facciamo così, cambiamo, ecco. Guardate qui, una sconfitta ripagata, i commenti più recenti. Ah, qui vabbè, saluto Ivan Daninello. Gay di merda. No, scherzavo. Ale Gaming 05, che ora ha un nuovo canale, è Dark Shadow. E vi consiglio di andarlo di andare ad iscrivervi. Lo trovate nella mia lista di iscritti. Lo trovate come primo. Vabbè, togli la voce dalla chat. E qui c'è 3D Fra che mi ha detto che ha puso per le copertine. E poi gli ho detto: se vuoi ti faccio un video, perché ce ne sono tante, c'è un procedimento un po' complicato. In un video vecchissimo. Poi ovviamente non. Ecco, facciamo finta live Clash of Clans. Andiamo su questa matita. Modifica miniatura. Miniatura personalizzata. Noi mettiamo questa. Che come vedete Clash of Clans hashtag 7. Poi in altri spazi liberi potete metterci anche tramite Photoliers altre immagini, altre robe. E noi ora siamo a posto. La selezioniamo e poi voi dovete fare salva. Salviamo.
Beh, Clash of Clans e FIFA Mobile, manco c'era sta live. Era solo una beta, la beta di Mobizen, quando usavo ancora Mobizen. E qui si è salvata. Ok, infatti vedete, si è salvata. Poi, se state caricando un video, non aspettate che il video si carichi del tutto sul web, ma potete modificarlo anche nell'elaborazione di video, cioè mentre sta caricando. Voi tipo elaborazione video, schiacciate sempre la matita e vi modificate il titolo, la descrizione, la miniatura e niente. Ok, spero che il video intanto solo 2 like, visualizzazioni 0 e tempo di visualizzazione minuti 0. Boh. Allora, ecco, vedete qui la conversazione mistica. Io direi che per questo video è tutto. Raggiungiamo i 10 like per un prossimo video. Se lo volete tutorial, consigliatemi qua sotto che video tutorial fare. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.